La fermentazione è un processo che ha diverse fasi, quindi una fase di inizio, una fase di sviluppo che viene definita tumultuosa e una fase appunto di coda, quindi che va verso la fine. Durante questa fermentazione le operazioni che vengono fatte dal cantiniere sono molteplici. Ad esempio abbiamo l'operazione più semplice che è quella del rimontaggio. Che cosa vuol dire? Il cappello di vinaccia che si trova all'interno del tino con la fermentazione, quindi con lo sviluppo di anidride carbonica, tende a salire verso l'alto, quindi andare verso la sommità del tino e ad asciugarsi. Questo non va bene per due motivi. Il primo, perché il colore che è contenuto all'interno della buccia non riesce ad andare all'interno del liquido da solo. E secondo, se la vinaccia si asciuga, quindi sulle estremità della nostra vasca, c'è il rischio che poi incorra in un processo di acetificazione. Quindi con una pompa si prende il mosto che è in fermentazione nella parte sottostante, quindi nella parte bassa della vasca, e viene pompato sulla parte sopra, una sorta di lavaggio delle bucce. Questa è l'operazione, diciamo, più semplice e che viene però fatta anche più di continuo all'interno di una fermentazione. Poiché la fermentazione è un processo biologico, è suscettibile delle variazioni di temperatura, quindi la fermentazione nel nostro caso viene controllata a livello di temperatura. Fermentazioni a temperatura basse permettono, quindi parliamo sempre nel caso di vinificazioni in rosso, parliamo intorno ai 20 gradi di temperatura, permettono di estrarre più profumi, ma di avere dei vini meno corposi, quindi magari su vinificazioni più per una Freisa oppure per una Bonarda, quindi con vini più giovani, più schietti, che devono appunto colpire per il loro olfatto. Invece temperature e macerazioni, quindi a temperature più alte, come per esempio nel caso di una Barbera, possono essere intorno dai 25 fino anche ai 30 gradi. Qui abbiamo un'estrazione maggiore e chiaramente, essendo che la temperatura è più alta, abbiamo anche però una maggiore evaporazione sia dell'alcol che viene prodotto e purtroppo dall'altro lato però anche dei profumi. Quindi avremo vini più strutturati, ma magari con una finezza aromatica leggermente inferiore. Durante la fermentazione bisogna avere comunque sempre il controllo della vasca, del prodotto che si sta appunto andando a fare. E il controllo per noi appunto in cantina qual è? È sempre innanzitutto un'analisi organolettica, quindi si prende sempre un assaggio dalla vasca e si controlla che nella fermentazione i profumi siano fini, non stiano arrivando degli odori che possono essere sgradevoli, si controlla anche dal punto di vista del palato che non diventi troppo aggressivo, che sarebbe un indice di estrazione, un'estrazione troppo grande appunto di composti dalle bucce. E questo è un monitoraggio che deve essere fatto continuo, di giorno per giorno, fino al termine della fermentazione. A fianco a questo, un altro monitoraggio chiaramente è quello della discesa del tenore di zucchero e dell'aumento del tenore alcolico. Quindi lo zucchero che prima parte appunto ad essere il 100% deve arrivare verso una quantità minima, quindi vicino allo zero. Quando siamo arrivati vicino a questa quantità, ecco che arriva il momento della svinatura. La svinatura appunto è quella che separa il liquido, quindi il vino, che ormai è un vino secco, un vino prodotto, un vino quasi finito, da quella che è la materia solida, quindi dalla vinaccia e dai semi. Come viene fatta? Viene fatta in questo modo, viene aperta una valvola sulla parte in basso appunto del vinificatore, da cui fuoriesce il liquido, viene separato dalla vinaccia che rimane all'interno del nostro vinificatore. La vinaccia verrà poi estratta in seguito, verrà indirizzata all'interno di una pressa, da cui verrà schiacciata per recuperare ancora una parte di liquido, quindi un vino magari di un livello gustativo leggermente inferiore, ma che comunque può essere recuperato. Le vinacce poi asciugate verranno poi portate in distilleria per la produzione della grappa. Invece, per quanto riguarda il nostro vino, viene spostato all'interno di un contenitore vuoto, pulito, e qui inizierà poi quello che viene definito il suo periodo di affinamento.